Io non uso la polverina alimentare, uso le vere alghe, quindi mi faccio arrivare o dall'Irlanda o dal Giappone il caregen, che bollo, filtro, faccio raffreddare da 12 a 15 giorni finché non arriva alla densità che mi interessa. In questo caso dipingo con colori ad olio, ne ho portati pochi perché appunto venendo da Savone col treno non ho potuto portare vasche grandi e cose grandi perché è stato un delirio. Niente, adesso vi lascio alla performance senza parlare perché basta solo guardare. Che io mischio tanto i colori ma restano sempre molto distinti perché bisogna stare attenti quando si diluiscono che non siano diluiti nello stesso identico modo, se no il giallo e il blu diventa verde. Invece se tu li diluisci nel modo giusto con densità diverse, ognuno ha il suo spazio. Adesso di nuovo non c'è più nulla. Avevo cercato di coprire la seta che non si vedesse. My name is Amar Nath, and I would like to present my paintings today. And this is called Moses. It originally started on the canvas and transferred on a stainless steel plate. And the main motive is from the United States, the Mount Rush Mountains, where you have a lot of presidents' head. and I tried to reproduce on my painting. And I've been painting since the last 10 years, and most of my paintings are landscape and also starting abstract. And this is one of the most sold paintings from me, and I hope you'll be having fun with my paintings. I'd like thank you for your visit. Sono Guglielmo Morriconi, vengo da Spagna e questo presento qui l'opera Due versioni dell'amore. Prima si vede in una struttura frattale una coppia, l'amore condiviso, e poi l'altra versione che sono una figura che individualista, che sembra la versione dell'amore a se stesso, a se stessi basicamente. Per questo motivo si chiama basicamente Due versioni dell'amore. Salve, buonasera, io sono Giuseppe Cutolo, questo è un mio quadro, il titolo è L'appuntamento, è un quadro che arriva dopo un percorso abbastanza lungo, partito dal figurativo fino ad arrivare ad una sorta di dadaismo cubisteggiante, e io fin da piccolo ho avuto questa passione per il disegno e ho disegnato fino allo sfinimento molto i manga giapponesi e ho sempre pensato che questa tecnica che adesso io utilizzo non è altro che l'esplosione di quelle carene dei cyborg che allora ho disegnato fino allo sfinimento e che adesso si sono andate a ricomporre in maniera quasi del tutto casuale, generando dei mondi, come dire, fantastici e inimmaginabili. E questo è giocato molto sui colori caldi, gli aranci, i grigi, i marroni, e ciò che è venuto fuori sono queste due figure che si incontrano, ed è per questo che io ho dato il titolo al quadro L'appuntamento. I'm Toni Hinck and I come from Germany. My name It's lent from my grand aunt Toni Hinck, who emigrated to America in 1929. I started painting in 2013, really late, I think. I still paint since 4 years. I like to integrate structural material into my pictures, like network and papers and wool. And really interesting might be that there often come persons into my pictures I really don't know before. And I don't want to press people what they say. They have to look and might look at on the pictures and discover what they see. Yes, and I'm really happy to be here in Roma, my first time in Roma, and to be part of Art Expo in Roma. Thank you. Mi chiamo Leonardo Lorettu, vengo dalla Sardegna. Sono un pittore che lavora sul figurativo e in questa mostra ho voluto portare un quadro che a me è molto importante, in cui raffiguro l'amore della mamma, no? Perché è un amore naturale delle mamme che hanno verso i loro figli. In questo quadro qui la mamma sta accarezzando il figlio, no? E quindi è commossa nell'accarezzare il figlio, chiude anche gli occhi dall'amore che porta verso il figlio. Il cavallino in questo caso, no? Sente l'amore della mamma e, se andiamo a vedere, no? Anche la pelle gli si raggrincisce intorno alla fronte, no? Quindi c'è un rapporto tenero tra mamma e figlio, e questo è quello che io ho voluto rappresentare in questo quadro. Però la rappresentazione di questo quadro qui non è la sola che rappresento nelle mie opere. Io sono un figurativo e lavoro sulle tradizioni della Sardegna e nella maggior parte dei miei quadri ci sono mamme e quindi genitori, mamme e babbi che hanno con loro i bambini piccoli in tenera età, li accudiscono, li tengono nelle loro braccia e ci sono molti, anche una bambina, ho un quadro con una bambina che si addormenta nelle braccia del babbo, che è una bambina tranquilla, sa che può riposare tranquilla nelle sue braccia. Il figurativo è molto importante perché oltre a quello che si vede c'è un componimento poetico all'interno. Buonasera, io mi chiamo Paolo Poggioli, faccio questi quadri caratterizzati dai tappi, sono fatti su uno sfondo fotografico elaborato al computer. Questo quadro in particolare avevo fatto una mostra che si intitolava Il ritorno del re, ispirato al film di Tolkien, e questi sono dei fotogrammi del film ingranditi e poi elaborati al computer. Per questo, come capita a volte, era il quinto dei cinque fotogrammi, 4 sono stati esposti. Questo invece l'ho terminato adesso e l'ho esposto qua. Ho cominciato nel 2000 a fare questo tipo di quadri. Buonasera, il mio nome è Angelina De Biase, sono un'artista di Roma e questo alla mia destra è il mio quadro, il titolo è Primavera e ho utilizzato una tecnica a olio su tela. Mi piace il colore, quindi credo che attraverso il colore si possa esprimere tutta la forza, la passione della propria anima, quindi c'è un po' di me in questo quadro, come in tutti i quadri che dipingo. È un tripudio alla primavera, quindi questo viso con questi occhi incantati che guardano il mondo, questa bocca semichiusa e questi fiori che appunto lo circondano. Quindi in tutte le opere che faccio prediligo sempre il colore, spaziando dal rosso al rosa acceso, utilizzo molto l'oro perché credo che abbiamo un po' tutti bisogno di rifletterci nella luce e quindi i miei quadri sono sempre molto tutti luminosi, brillanti, eterei, mi ispiro a quelli che possono essere i soggetti come le muse, la natura, amo dipingere i velieri, il mare tempestoso, questi fiori che a volte sembrano quasi dei fiori astratti perché in realtà non prendono vita dalla realtà, ma sono appunto l'espressione di un sogno e quindi anche l'espressione di quello che in realtà sono un po' io, quindi la mia anima. Io mi chiamo Paola Bradamante, sono l'autrice di questo quadro che ho chiamato Autunno e, diciamo, perché i suoi colori così vivaci, arancione, ricordano le foglie dell'autunno. Sono contenta di essere qua nuovamente a Roma, non è la prima volta, oggi sono stata accolta da un bellissimo clima primaverile che mi ha fatto molto piacere. E racconto brevemente proprio 2 parole su questo tipo di tecnica che è una tecnica mista, come si dice tecnicamente. Io l'ho chiamato papel mojado perché viene realizzata utilizzando carta velina bagnata, papel mojado, carta bagnata in spagnolo. Io amo molto lo spagnolo e ho deciso di dare questo nome a questa tecnica che ho un po' elaborato io. Come si vede in questo quadro appaiono praticamente solo 2 colori, l'arancione e il nero, con le rispettive sfumature. Come sempre io cerco di mettere come massimo 2 o 3 colori fortemente contrastanti, come si vede in questo caso. Questa, come mi era stato anche chiesto, non è la mia unica tecnica, faccio lavori anche con colori acrilici abbastanza diversi, ma diciamo che questo filone della carta velina è un po' il mio preferito e a cui dedico più tempo e anche molta cura perché richiede un'elaborazione piuttosto lunga e precisa. Salve, sono Costantino Cacchione, mi chiamano il Custa i miei colleghi perché Costantino è troppo lungo e mi hanno abbreviato. Ho usato poi il nome anche sui miei quadri. Nei miei quadri prevalentemente c'è il mare perché è un ricordo ancestrale da bambino che si è portato appresso nel tempo, da cui non riesco e non voglio neanche staccarmi. C'è sempre anche un gabbiano che è un simbolo della più grande libertà che ci possa essere, primo per il volo, secondo perché il gabbiano vola sul mare, che è libero di per sé. Nei miei dipinti, nei miei disegni, nelle mie rappresentazioni cerco comunque sempre di estrapolare, di sintetizzare quelli che sono i paesaggi, i panorami, perché voglio cercare di estrarre quello che è l'essenzialità, togliendo quello che può essere distrazione, per arrivare a quello che è l'anima, l'essenza appunto dell'immagine, del paesaggio. Okay, buonasera, io sono Fulvia Latini e la mia opera, questa, si chiama Il volo libero, è stata fatta su un pezzo di legno che ho trovato praticamente buttato e l'ho recuperato, perché questo è il mio messaggio, praticamente tutto quello che viene scartato può avere una nuova vita, come è successo a me nella mia vita in realtà. Come vittima di stalking, questo quadro l'ho fatto una sera quando avevo veramente molta rabbia verso la paura e l'ansia che questa situazione mi ha causato, e ho voluto dare un risveglio a questa triste vicenda facendo volare le farfalle, che come io credo noi piccole farfalle vittime di stalking siamo deboli, però alla volta si può anche lottare e cercare la chiarezza e la luce, anche se è doloroso. Ad ogni modo questo è il mio messaggio anche per altre persone che magari hanno subito questa situazione, di lottare, perché tutto quello che ti viene tolto nella vita può essere restituito. Che posso raccontarvi di quest'opera? Nasce da una foto a colori, poi l'ho voluta trasformare in un'immagine un pochino più emblematica e quindi è diventata un'immagine in bianco e nero, l'ho rielaborata e poi ho aggiunto, come di solito faccio io anche nelle altre opere, queste scritte, in modo che l'immagine parli da sé, quindi comunichi immediatamente quello che è il mio concetto attraverso non solo l'immagine ma anche attraverso le frasi e le parole, in modo che sia il più possibile comunicativo, e quindi riesco a trasmettere questo messaggio in maniera più diretta. Questa è già la seconda volta che partecipo a questa interessantissima mostra che è organizzata in maniera molto esemplare e sono veramente entusiasta di questo. Nella mia prima opera era stato esposta un altro tipo di immagine fotografica, però sempre il concetto era sempre lo stesso. Ciao, io sono Sara Riccieri. Dipingo da quando ho l'età di 14 anni, mi divertivo alla scuola media a fare già i tramonti e questo lo devo grazie a mio padre, anche lui dipinge molto, insomma una cosa diciamo tramandata. E nelle mie opere diciamo metto del cromatismo, infatti ecco, i colori sono la cosa che più rispecchiano la mia personalità e le mie emozioni. E sul mio sito internet www.quadrivenditaonline.it potrete sicuramente andare a visualizzare tutte le opere che nel mio percorso artistico hanno rappresentato una grande rilevanza, insomma le mie emozioni, la mia particolare propensione verso i paesaggi soprattutto, perché io sono un amante della natura. E le tecniche utilizzate sono acrilico, che è quella che uso di più per motivi di praticità semplicemente, e poi l'olio e l'acquerello. In questo caso quest'opera è stata fatta a memoria fotografica una sera d'agosto. E dopo una notte passata a sveglia praticamente, quindi questa rispecchia l'alba a Mascali in Sicilia nell'agosto del 2004. Quindi quello che io rappresento nelle immagini è la fotografia delle mie emozioni come un fermo immagine. E mi trovate anche su Facebook sotto il mio nome e cognome Sara Riccieri. Grazie. Hi, my name is Alicent. I come from London, although I'm Italian, but I lived most of my life in England, specifically in London. I've started painting only about 5 years ago, when I moved back to my beloved apartment and decided that I wanted some new painting in my walls, and I decided to make them myself, just the way I wanted them, because I couldn't find any that I liked. I so decided to, adopt the abstract style, which I prefer, and using the acrylic on canvas, using very bright colors. I just wanted my life to be in colors and not black and white. This is Moonflower, inspired by the, originally started off as a passion flower. It went through different stages, from white to yellow, and then went into blue, inspired by the moon, my fascination for the moon. I decided to call it Moonflower. I was finally happy with the blue tonality, different tones of blue and some light yellow on it. Basically, blue is the color I prefer most, as you can notice from my painting, from my several paintings in blue that you will see on my website and Instagram and my Facebook page. Hope you enjoy looking at them. La prima parte di brani solo di Debussy, una seconda parte di brani che ho scritto io. Di volta in volta ve li presento in modo che così è più facile anche ascoltarli. Il primo brano di Debussy che suono è di Sarabesque, che è un brano che si fa nei primi anni di conservatorio, molto bello. Ha una particolarità perché è un brano, è un tempo ternario e un tempo binario, quindi si sente una cosa particolare che però un bravo pianista non deve fare sentire, cioè deve essere una cosa molto fluida. Quindi la musica di Debussy è un impressionismo musicale, quindi una musica proprio visionaria, quindi proprio una sensazione che deve restituire più che una melodia. C'è anche la melodia, ma la melodia è più rarefatta rispetto alla, diciamo, alla musica romantica tipo quella di Chopin. Quindi ecco, l'invito per ascoltarlo bene, cercare proprio di ascoltare queste sonorità molto particolari che Debussy riusciva a creare e che chiaramente l'hanno fatto diventare quello che diventava. Quindi il primo brano è di Sarabesque. Questa è l'Arabesque, la prima, sono due Arabesche che sono andato sopra la prima. Adesso faccio altri due brani, sono della suite bergamasca. La suite bergamasca ha quattro brani, sono un preludio, un minuetto e poi c'è il famoso River de Lune e un basso piano che si chiama il Passapiede. Io faccio il primo e il terzo, quindi farò il preludio e il famoso River de Lune, che è un brano molto famoso, usato anche in tanti film. Quindi per chi non lo conoscesse è il momento per conoscerlo, perché è un brano veramente favoloso. Quindi iniziamo con il preludio e poi il preludio. Grazie mille. Adesso faccio un brano dalle immagini di Debussy che si chiama L'omaggio a Ramon. È un pezzo molto particolare perché è un pezzo tipo una sarabanda, quindi un po' lento, però ha delle sonorità che io trovo strepitose, eccezionali, e quindi ha proprio delle immagini spettacolari. Quindi è un pezzo da ascoltare in religioso silenzio, perché per apprezzare queste sonorità ci vuole veramente concentrazione, quindi è veramente qualcosa, a mio avviso, proprio di monumentale, quindi per la bellezza delle armonie che è riuscito a tirare fuori quest'uomo da questo pezzo. Quindi lo faccio perché proprio mi piace da morire, spero che lo apprezziate. rapporto ingegnoso sempre scritto da Debussy. Questo è il Cinder's Corner, l'ha scritto per la figlia, e questo è un pezzo un po' che richiama il jazz, quindi lui si divertiva con il jazz, quindi scriveva pezzi, aveva scoperto alcune cose che stavano arrivando in quel periodo e quindi autobiografia ha scritto questo pezzettino, quindi che ricorda un po' di tematiche jazz, quindi sarà anche un pezzo importante che comunque verrà utilizzato in tanti film e verrà utilizzato anche da altri compositori per fare, insomma, altre composizioni, quindi un giochino per lui, invece una pietra miliare per la musica futura. Si chiama Notturno ed è un brano che ricorda dei toni abbastanza molto romantici e quindi, insomma, diciamo, fa anche poi delle variazioni, diciamo, al centro abbastanza particolari, insomma, quindi è un brano comunque recente, spero apprezziate. fatto un brano sempre mio che si chiama Andromeda, che dà il nome al primo disco che ho fatto. È un brano che è andato moltissimo su internet e quindi l'ho trovato utilizzato dappertutto, quindi invito che neanche pensavo potesse utilizzarlo, però insomma me lo sono trovato e l'hanno utilizzato. Quindi questo si chiama appunto Andromeda, un brano molto melodico e quindi è una melodia molto chiara, quindi anche di facile ascolto, comunque sempre su un genere, diciamo, di accompagnamento musicale per video. fatto un brano sempre scritto da me un po' di anni fa che si chiama Onda, quindi sempre molto melodico. Questo pure è andato molto molto bene su internet, quindi con grossi risultati di ascolti. Poi farò un brano divertente e finale, insomma, per dare un po', sono tutti i brani, diciamo, lenti, quindi magari qualcuno si addormenta. Quindi adesso facciamo prima questo brano Onda e poi farò un brano ragtime che ho scritto io. Sempre, quindi ragtime si intende musica divertente, diciamo, che è stata scritta all'inizio degli anni 30, di cui ovviamente l'autore più grande è Scott Joplin, quindi l'autore della stancata, del Maple Refreg, che volete posso anche seguire, un bellissimo pezzo, divertentissimo. Quindi cominciamo con Onda e poi con il ragtime. finiamo con Scott Joplin, questo è il metodo F-Reg, che era famoso per la difficoltà per eseguirlo, era uno dei pezzi più difficili che era scritto. Chiaramente è un rettangolo, quindi è abbastanza martellato come pezzo, quindi è molto forte.